Perfetto, buongiorno a tutti. Io saluto chiaramente il presidente genovese che ci arricchisce da sempre con i suoi interventi, la scuola forense frentana che ha creato questo evento che io ritengo storico perché mette insieme tante voci come le quattro associazioni, le quattro sorelle, il CNF con il consigliere Rivellino. Un ringraziamento ovviamente a Studio Cataldi, perché oggi è una giornata importante. Saluto soprattutto le centinaia e centinaia di studi legali che ci stanno ascoltando in diretta in tutta Italia, rappresentando anche che questo evento sarà mandato poi in differita all'infinito. Senti, Quindi è un documento importante quello di oggi. Consiglio Presidente, abbiamo avuto 7 giorni per la promozione perché il Senato ci ha autorizzato solo 7 giorni fa lo streaming. Bene. E questa è una realtà, ecco, ringraziamo anche il Senato della nostra Repubblica per questa disponibilità che ci offre sempre. Poi non posso non ringraziare l'AMI Molise, il suo presidente Michela Bruno, che è veramente un vulcano di idee, di iniziative, e credo che questa sia un'iniziativa anche di carattere politico, non solo giuridico. Ecco, le quattro associazioni, noi abbiamo dato un segnale molto forte oggi, ma l'abbiamo dato anche in altre occasioni. L'avvocatura è unita, sui grandi temi c'è una sola sigla. Non esistono compartimenti stagni, non esistono rivalità. Per me avere l'AIAF, l'Osservatorio Camera del Cammino, è fondamentale, ma soprattutto l'AIAF che è la casa madre di tutte le nostre associazioni, un ricordo a Gianfranco Dosi, a Milena Pini, e che sarebbero stati ben felici oggi di assistere finalmente al fatto che quattro associazioni possano lavorare insieme. Abbiamo creato una nostra chat con la quale ci confrontiamo su tante questioni. Quindi l'Avvocatura è unita perché il potere contrattuale dell'Avvocatura dipende da noi. Noi dobbiamo recuperare l'antico fascino, la capacità di interagire con tutti, senza divisioni. Quando riusciremo, come oggi, ad essere uniti sui grandi temi, probabilmente avremo molto più potere contrattuale, molta più voce in capitolo. Perché uno dei problemi dell'avvocatura degli ultimi anni è stato un po' lo sfilacciamento interno, troppe correnti, troppe rivalità, e credo che da oggi si possa veramente voltare pagina. Ecco, l'avvocatura, il ruolo dell'avvocatura nel diritto di famiglia, direi nel diritto delle famiglie, delle relazioni familiari. Beh, è sempre stato un grande ruolo il nostro, ma partiamo un po' dalla storia dell'Occidente. Diciamo che l'avvocatura è sempre stata la promotrice delle grandi rivoluzioni. La rivoluzione francese nasce dagli avvocati, le grandi rivoluzioni dell'Ottocento sono sempre state promosse da avvocati. Il dittatore di turno, la prima cosa che fa è quella di annientare l'avvocatura, perché l'avvocatura è il volano di tutto, delle idee, è il custode della legge, della Costituzione. Ed ecco perché il nostro è stato sempre un ruolo molto importante storicamente, in Europa ma in tutto il mondo. E quindi non poteva non avere un ruolo l'avvocatura per quanto riguarda il diritto di famiglia e delle relazioni familiari. Pensiamo alla legge sul divorzio, la legge 898-70, che è stata introdotta con 100 anni di distanza dalla Francia. Noi siamo stati gli ultimi a introdurre il divorzio, addirittura nel 74 l'avvocatura dovette unirsi per cercare di salvare la legge da un referendum assurdo. E così la riforma del 75, che è stata un'altra svolta epocale del nostro paese, non solo del diritto, ma proprio della cultura di questo paese. La riforma dell'87. E così poi tutte quelle leggi a tutela delle donne, no? Ricordo sempre la legge 154-2001 che introdusse gli ordini di protezione. Altra battaglia formidabile dell'avvocatura. E così la legge 54-2006, siamo stati l'ultimo paese d'Occidente a introdurre l'affidamento condiviso, quando in America nel 54 c'era già la joint custody. Anche lì lo sviluppo di una nuova cultura di questo paese che voleva in qualche modo dare un senso alle convenzioni internazionali di New York e di Strasburgo, quindi la bigenitorialità. Ma attenzione, abbiamo avuto tantissimi problemi con la legge sull'affidamento condiviso, delle sacche di resistenza spaventose, anche di addetti ai lavori di un certo prestigio. Ma l'avvocatura è sempre stata in primo piano. E così
la riforma del 2012, la numero 219, che finalmente introduce il concetto di responsabilità genitoriale, non più di potestà, prima addirittura patria potestà, ogni tanto leggo sui giornali ancora patria potestà, sì. Lasciamo perdere. Poi la legge 76-2016, dove l'AMI ci ha messo la faccia, dove abbiamo fatto di tutto per orare la causa delle unioni civili di un nuovo assetto delle coppie di fatto. Non dimentichiamo qua che oggi le coppie di fatto, soprattutto nel centro-nord, stanno superando addirittura le coppie legate al matrimonio, quindi una nuova realtà di cui la giurisprudenza non può non tenere conto, e anche il legislatore. Abbiamo quindi lavorato per cambiare la cultura giuridico-giudiziaria e sociale di questo paese, e devo dire, lo dico con grande franchezza, che i magistrati italiani sono stati capaci di cambiare la storia di questo paese. Non lo dico perché qui c'è il presidente Genovese, che è il diritto di famiglia che cammina, esatto, e che sta con noi, e che per noi è un grande onore. Lo dico perché loro hanno elevato l'asticella culturale di questo paese, anticipando i tempi del legislatore, il quale non è mai stato sintonizzato col comune sentire del paese. E questo è stato fondamentale. Quindi l'avvocatura è stato in qualche modo da pungolo, ma abbiamo avuto una magistratura formidabile, che ha anticipato di anni e anni un cambiamento della cultura di un paese molto conservatore, molto ingessato, molto timoroso dei grandi cambiamenti e delle grandi riforme. Ora, il mio vuole essere un intervento breve, perché abbiamo altre tre grandi associazioni che devono intervenire, ma vorrei riallacciarmi non solo alle considerazioni del presidente Genovese in ordine alla famosa sentenza che in qualche modo introduce la possibilità di chiedere la separazione e il divorzio, ma vorrei dire, parlando poi, rivolgendomi al professore Pinelli, che mantenere in vita la separazione è stato il classico compromesso all'italiana. Perché in Europa soltanto tre paesi hanno ancora la separazione. Sono Malta, la Polonia e l'Italia, come fatto obbligatorio. Altri paesi puoi consentire a chi vuole questo passaggio inutile nel 98% dei casi. Chi chiede la separazione non torna indietro. La famiglia è già finita. E del resto la Suprema Corte, quando sancisce la possibilità di chiedere, come giustamente dice il professore Pinelli, la separazione e il divorzio con il medesimo atto, riconosce l'inutilità della separazione. Quindi bisognava assolutamente fare in modo che la riforma Cartabia spazzasse via un compromesso, una ipocrisia tutta italiana, che consente allo Stato di intervenire su questioni private. Tu devi riflettere prima di separarsi. E chi è lo Stato che può decidere quanto tempo devo riflettere su una questione personale, così personale, come la scelta della fine di un matrimonio? Io credo che su questo dovremmo lavorare. Sono convinto che prima o poi la separazione sarà abrogata, quella giudiziale ovviamente, perché noi dobbiamo anche consentire a chi vuole solo separarsi e non divorziare di fare questa scelta, anche perché sappiamo benissimo che soltanto nel 62% dei casi le separazioni diventano divorzi. C'è un 38% di italiani che per motivi religiosi non può e non vuole divorziare, quindi è chiaro che non possiamo togliere questa possibilità. Ma la separazione giudiziale è l'addebito? Ne vogliamo parlare dell'addebito? L'addebito consente agli avvocati di usare l'arsenale di tutte le armi possibili ed immaginabili per stroncare l'altro. E quindi là c'è il concetto di vittoria a tutti i costi, che secondo me è incompatibile col diritto di famiglia, che deve parlare di soluzione, non di vittoria o di sconfitta. Quindi anche sull'addebito dovremmo un giorno ragionare, perché un conto è la separazione, poi se ci sono questioni di carattere penale, cioè il danno endofamiliare, se ne parla a parte. Ma la separazione secondo me dovrebbe essere sempre e comunque fuori dal discorso dell'addebito e delle responsabilità. Poi ci sono altre procedure, altri ambiti. Poi l'altra occasione mancata è stato il fatto che nel nostro paese non esistono i patti prematrimoniali. Unico paese in Europa. Perché ancora col concetto del negozio, ancora col concetto che il matrimonio non può essere considerato un contratto. E se vogliamo veramente deflazionare il carico di lavoro dei tribunali, forse i patti prematrimoniali potrebbero essere la soluzione, visto e considerato che ci sono due disegni di legge, uno dei quali addirittura bipartisan, da anni ormai penso ormai abbandonati, che appunto cercavano di introdurre nel nostro paese come opzione i patti prematrimoniali. Questo è qualcosa che francamente mi fa riflettere, perché
non si è mai capito per quale motivo certe ingerenze possano in qualche modo incidere sulle scelte di vita del nostro paese, perché il diritto di famiglia parla della carne viva di questo paese e credo che sia la materia più complessa, perché l'avvocato matrimonialista è un avvocato completo. Attenzione, ridurre il diritto di famiglia a qualcosa come parvares, come una materia diciamo così facile nell'ambito del diritto civile, mi sembra veramente qualcosa di incredibile. È la completezza proprio dell'avvocato matrimonialista che ci connota e che in questo modo determina la necessità di una specializzazione. Poi immaginate che anche in una separazione consensuale, spesso e volentieri nel mio studio, in sala di riunioni, abbiamo notai, commercialisti, fiscalisti, ingegneri, architetti. Voi non avete idea a volte che cosa significa fare una separazione consensuale a certi livelli. Si sta ai mesi di lavoro. Cioè non è la formuletta che scarichi da Google. E anche alcune procedure di carattere internazionale complicatissime. Cioè noi abbiamo proprio dal punto di vista tecnico un bagaglio enorme, e del resto molti del mio studio sono penalisti della famiglia, perché spesso e volentieri all'interno di una separazione giudiziale ci sono dei reati, delle denunce, delle inchieste, delle indagini. Siamo costretti a doverci muovere anche in sede penale, perché non è possibile che uno studio fermi una causa, debba chiamare un penalista per dire: senti, ma questo è un reato per cui si procede d'ufficio o a querela. Noi dobbiamo essere completi. Ormai gli studi legali del diritto di famiglia, io ormai vivo a Milano, sono le aziende. Non è più lo studio legale con il titolare e la segretaria anziana che ti vuole tanto bene. Oggi siamo delle strutture aziendali dove esistono vari avvocati, vari settori, vari specialisti in una chiave multidisciplinare come quella che è tanto cara all'ANI. Ci sono ex magistrati che lavorano con noi, che ci fanno pareri e che ci aiutano. Ormai questo è il diritto di famiglia del futuro, ma non solo a Milano, a Roma, anche in un piccolo centro. Pensare alla deriva tutologica di una certa avvocatura a me fa venire i brividi. E mi rivolgo al consigliere Rivellino quando faceva insomma riferimento al numero ridotto dei candidati all'esame di avvocato. Sì, quest'anno io sono commissario di esame e abbiamo visto che a Roma 1300 candidati, pochissimi, ma secondo me dobbiamo vedere non tanto il numero dei candidati, ma la qualità dei candidati. Praticamente noi su 22 elaborati abbiamo fatto passare soltanto due aspiranti avvocati, 20 bocciati. Perché? Perché non possiamo leggere atti con la strage dei congiuntivi. Questo è il problema. Cioè io credo che su questo non è più possibile negoziare, perché quando si era prima avvocati, il sogno di ciascuno di noi era essere avvocati già in terza media. Era un obiettivo fondamentale di vita, non il ripiego perché ti è andato male il concorso di vigile urbano e poi ti presento all'esame. Capito il problema? Per essere avvocati si deve essere uomini di cultura generale spaventosa. Gente che, insomma, siamo degli intellettuali, non delle persone che vanno a fare l'esame perché non hanno nient'altro da fare quel giorno. Ed ecco perché c'è stata una strage di candidati, perché ci siamo resi conto di gente che veramente è venuta via a tentare l'esame di avvocato. Dobbiamo riqualificare l'esame di avvocato. Sono d'accordo quando il consigliere parla di una università scadente, ma io parlo anche di una pratica forense scadente. E le parlo io allora, perché negli altri paesi, vabbè, allora lo dico io, anche se capisco quello che lei voleva dire, però voglio dire, negli altri paesi, in Germania per esempio, ma nella stessa Spagna, tu consegui il titolo, consegui la laurea avendo già fatto pratica, essendo già stato in tribunale, avendo già osservato i giudici, letto le sentenze dei giudici. Questo è il punto. In Italia questo non avviene. Io ricordo che quando mi sono laureato, 110, quella, io non sapevo niente, non sapevo fare l'ago col bicchiere. Ma questo è avvenuto anche quando mi sono presentato poi dal mio maestro a fare pratica. Io sapevo di non aver capito nulla. Erano soltanto nozioni slegate l'una dall'altra. Allora, io credo che il mondo accademico debba uniformarsi a un nuovo modo di far diventare giuristi i ragazzi, ma soprattutto anche la pratica forense. E anche l'esame di avvocato non può essere concepito in questo modo. Credo che soprattutto, come debba succedere anche per i magistrati, tu del candidato devi vedere, devi andare ad analizzare la logica, il buon senso, l'equilibrio, che sono cose che tu non puoi imparare da un test. Un avvocato non equilibrato, al pari di un magistrato non equilibrato, diventa un pericolo pubblico. E quindi io credo che l'avvocatura anche in questo si deve far sentire, e lo farà, l'AMI lo farà, perché dobbiamo lavorare ai fianchi della politica, delle istituzioni, affinché
la riqualificazione del mondo dell'avvocatura avvenga attraverso nuovi criteri di selezione. Non possiamo più assistere, secondo me, ad un'avvocatura che mira ad essere inflazionata. Noi non dimentichiamo che siamo 250.000 avvocati, in Francia ne sono 45.000. Siamo due paesi fondamentalmente omogenei, ma c'è una differenza abissale tra essere avvocati a Parigi e avvocati a Roma. Vi ringrazio.